Un intero appartamento in fiamme con lingue di fuoco che in pochi minuti hanno inghiottito ogni suppellettile che fino a poco prima restava immobile trafitto dal sole di giugno sulla mansarda del secondo piano di una palazzina in via delle Querce a Barletta. È la scena ripresa dal cellulare di un residente della via in cui sono accorsi i vigili del fuoco alle 15 del pomeriggio, poco dopo l'ora di pranzo, per spegnere l'incendio innescato da un cortocircuito. A raccontare l'accaduto, il proprietario dell'appartamento adiacente a quello al momento carbonizzato. Erano le 3 del pomeriggio quando si sarebbero uditi gli scoppietti a cui è seguito un blackout. L'uomo sarebbe uscito di casa e una volta raggiunte le scale si sarebbe imbattuto in una nuvola di fumo. Ho incontrato il ragazzo che abita nella casa su cui ora stanno operando i vigili del fuoco. Mi ha detto che stava giocando alla PlayStation e i suoi genitori non c'erano. E poi si è spento tutto. Gli ho chiesto di controllare in casa da dove provenisse il fumo. Quando ha aperto la porta della cucina era tutto nero. Poi sono corsi tutti all'esterno della palazzina alta 7 piani e nella quale alcune abitazioni resteranno vuote almeno per le prossime ore. Sono infatti in corso degli accertamenti per verificare che lo stabile sia ancora agibile. I vigili del fuoco hanno dovuto accedere anche alle altre abitazioni, i proprietari erano tutti in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per chiudere al traffico la zona. Un'autoambulanza ha soccorso il ragazzo che era all'interno dell'appartamento e uno dei vigili del fuoco che per primi hanno spento l'incendio. Nessuna intossicazione, fortunatamente, resta solo una casa carbonizzata ed una palazzina evacuata.